Cari maturandi, mando questa nota vocale da parte di chi quell'esame l'ha fatto e forse maturo non c'è diventato mai. Tra un po' sta per finire una delle 5 fasi più importanti nella vita: le elementari, le medie, il liceo, l'università e il reddito di cittadinanza. Avete imparato delle cose che sono veramente utili nella vita, non dimenticatele, come tradurre le versioni di latino e greco, non è che è proprio... il teorema di Pitagora, non è anche quello, non è che è proprio... Il bugger, tu giochi a schiaccia 7, il bugger di te sera, quest'estate. Della scuola vi mancheranno tantissime cose, il vostro banco che quando ci disegnavate sopra vi sentivate un po' artisti e quando ci dormite sopra vi sentite un po' parlamentari. Vi mancheranno i professori e le loro gaffe. Mi ricordo la mia di biologia che una volta entrò in aula e disse: oggi parleremo dell'ossigeno, l'idrogeno e altri gas che in questo momento mi sfuggono. Una lezione pesante. Mi mancherà annuire al prof quando in realtà non state capendo nulla di quello che sta dicendo, che è più o meno la stessa sensazione che si prova dal parrucchiere quando vi parla col phon acceso. Ma soprattutto ci saranno tante domande senza risposta. Perché le gomme per cancellare a un certo punto si perdono? Io non ho mai vista una consumarsi del tutto. Ma perché? Perché diciamo studio 10 pagine al giorno e sono pronto per l'interrogazione, poi passano 5 minuti e dici vabbè, ne studio 20 domani, è uguale. Ma soprattutto perché alle nuove generazioni viene sempre detto che sono il futuro, la speranza, ma poi dall'altra parte viene detto che hanno la testa fra le nuvole, che pensano ai videogiochi, social, ogni generazione c'ha il suo. Forse perché il sistema non vuole realmente che voi facciate la rivoluzione, vuole solamente farvi credere così tanto stupidi da non poterla fare. Allora l'unico consiglio che posso darvi d'ora in poi: non impegnatevi, non informatevi solo per prendere dei buoni voti, ma fatelo per voi stessi. Come disse una volta il mio professore, anche se ai tempi io non capivo e annuivo e basta, studiate e fottete il sistema. In bocca al lupo.